E bentornati in questo nuovo episodio della nostra carriera allenatore qui su eSports FC 24 con la nostra Salentum. Riprendiamo dopo un bel episodio dove siamo ritornati a vincere in tutte e tre le partite, Cagliari, Dinamo Zagabria e Inter, e oggi ci dedichiamo ovviamente al campionato ma anche al ritorno dei gironi di Champions. Partiamo dal Verona, 14 punti, noi in questo momento siamo al secondo posto a pari punti con la Lazio, ma un punto di distanza dal Napoli, quindi ancora c'è tutto un campionato da scrivere, ma voi ragazzi mi raccomando supportate la serie, supportate il canale con un bel mi piace, un commento se vi fa piacere e iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessun altro contenuto. Mi raccomando che per voi non costa nulla, ma per me vale tanto, veramente tantissimo supporto, ragazzi. Lo so che lo dico come se non fosse così, ma è la verità. Allora, questa è la nostra formazione titolare e per oggi credo che non faremo cambi, probabilmente ci portiamo Fontana al posto di Fabian e magari Fiore al posto di Bruno. Sì, direi che questi cambi vanno più che bene. E poi vorrei dare di nuovo un piccolo spazio a Bravo, perché l'ho messo in prestito prima di iniziare questo episodio. Voglio vedere se effettivamente partirà in prestito o se può deliziarci con qualche bella prestazione e magari mi convince, dico no, vabbè, ce lo teniamo e magari qualche partita gliela andiamo a far fare, tipo oggi, che col Verona credo che si possa fare tranquillamente, tanto vuol dire non dovrebbe essere una partita difficile sulla carta. Non vedo l'ora che inizi. Ma quando inizia sta? Bravissimo Sulemana. Mamma mia Mirchetto, ma che fai, pazzo? Regalare a questo splendido pubblico una partita all'altezza. Va bene, doveva essere per Sulemana, ma mi accontento. Bellissima la palla per Zerbin. Attenzione, cosa fa? Cosa fa Costa? Cosa ha fatto Costa? Cosa si era inventato così? Peccato. Attenzione. No, è passato. Lascia partire il tiro. Errore gravissimo che ho fatto con Coso. Mamma, doppio errore. Prima sulla tre quarti e poi in area. Non ha nemmeno visto partire. Infilato il nostro Mirchetto. Non poteva nulla, credo. Proprio no. Vai. Vai per Zerbin. L'hai visto. Per Costa. Bellissimo. Bello. Bello, bello, questo mi è piaciuto. Bravissimi, bravissimi. Questo replay del gol, una rete pulita cercata e ottenuta con caparbietà. Bellissimo sto mancino di Costa, fantastico. Di prepotenza, ha detto ok, la ristabiliamo subito la partita, non vi preoccupate. Si libera dell'avversario. Non so perché sembrava un po' siciliano quando lui è portoghese in realtà. Bravissimo. Guardalo. Senza fallo. Bravo Mirchetto. Madonna che culo. Vieni Costa, seguimi. Seguimi. Kristović. Ribaltata la partita. Bravissimo Cristo, che ci tiene di fisico come non mai. Kristović. Una ripartenza perfetta. Bello, bello di prepotenza proprio. Ho detto affanculo, spacco tutto, ha spaccato. Bravo. Bravo. Questa è una bella reazione, dai. Questa è una bella reazione che abbiamo avuto. Mi piacciono queste partite così. Non tanto quando prendiamo gol, ma quando c'è questa reazione bellissima, quando si gioca bene.
No, Cristovic, perché non hai continuato? Bravo, Bruno. No, è Hernandez, scusate. Ottima chiusura difensiva. Ormai li confondo, sono uguali, sono uguali. È un tiro potente, va calibrato Ci molto riprova bene. anche Cristovic con la Roveca. Questa era molto più difficile, però, c'è da dire. Finisce qua questo Altro primo vantaggio tempo. squadra degli spogliatoi al termine. Bene così, sono contento di quello che abbiamo fatto. Tutto pronto, comincia la Tra l'altro seconda Cristovic che frazione. segna al 33esimo minuto è poesia, poesia pura. Neanche a farlo apposta mi riuscirebbe. Con la numero 33, al minuto Ottima 33, palla di vai. pallone. Bravo Zerbi, bravo Questo è Zerbi. interessante. Mamma mia Zerbin. Due gol di scarto e adesso comincia a prendere una strada Bravo, precisa bravo, questo match. bravo Rudy, bravo. Bravo Rudy. Bellissima, bellissima così, veramente. Ruba palla e Vedete poi il calcio come può velocissimo essere verso la porta. impressionante. Ben Con portato, Costa che fa ottima ancora la spazio. palla. Costa immediatamente al secondo. Bello, bello. Bello come il Quarto gol della sole. gara che fissa Bello sempre come al il 4-0. sole. L'arbitro applica il Ah, pure vantaggio. fallo per lui! Ma ragazzi, me ne sono accorto adesso che si tengono per mano. Si tengono per mano, sembra. Bellissimo, bellissimo. Ok. VTV, la casa del grande calcio che continua con un mistero incredibile. Entrambe palle Sembrava si laterali, tenessero Cavani per sempre alla mano. ricerca costante del gol. Mi piace, No, sono Berg. sicuro che anche i nostri amici a casa non Che resteranno cosa è delusi. successo? Non lo so, ma va bene. Vieni, Jetson, vieni. Aumenta l'intensità del pressing. Bravissimo Jetson, bravissimo Jason Leao, Cavani. bravissimo Costa, bravi tutti. Sulemana, Caparezza, Zerbin, dentro per Allunga Cristovic Zerbin. il tiro. Madonna, ma cosa Cavani. abbiamo Capolavoro fatto? Ma questo. cosa abbiamo fatto? Ma cosa abbiamo creato? Ma cosa ho visto? Bello tutto, ogni Riescono a fare singolo rete con questo tiro che passaggio. stiamo rivedendo, bellissimo. Bellissimo, Gioco dentro, stop di passa sotto Goscia palo al portiere. e poi girata di destro. Bello come il sole Cristovic. Cambi però. Cambi, cambi, cambi. Allora, visto che la partita si è messa abbastanza bene, direi Fontana, bravo. Moraes, Casadei. Casadei e Marchetti al posto di Berg. Berg oggi non lo so. Un po' c'era, un po' no. Un po' c'era, un po' no. Vatti a riposare, dai. Una Intanto bella siamo adesso sul doccetta. risultato di 4-1. Fresca, fresca. E passa la paura, Berg, dai. Bravi, bravo Moraes. Bravo Fontana, Casadei. Bellissimo, vai ancora, vai per Leao. Cristovic. Crossa cercando i compagni in area. Può controllare palla comodamente. Una partita Ma che vi magnifica, devo dire? impreziosita da questi tre Ma gol. che vi devo dire? Ma che vi devo dire? 5-1, perentorio. Gol che stiamo rivedendo, hanno sorpreso la difesa mettendo palla in L'unica mezzo, volta in Cross pesca cui ci pericolosamente escono sulla destra, palla precisa due e la palla è andata palle fuori. filtranti alte. Consecutivamente, poi tra l'altro. Bello. Al Quarto gol della stagione e 66, adesso un bel 33-33 risultato. fa 66. Io non vorrei dire, ma ha segnato due volte dopo 33 Prova ad minuti. aprire verso i Bellissimo sta compagni. cosa. Bravo Contrasto Marchetti. efficace. Andiamo a fare l'altro, dai. Non può sbagliare da lì. C'era la potenza. No! Mancata la precisione. Aveva spazio per Se cambiare fosse rotta. uscita sta Se non cosa, mamma fosse. mia. Leo! Terza rete. Jonathan siamo nel portiere. E il Cristo Casadei. 6-1, ma quando ci Quarto gol ricapita dello sta Spezia. cosa? Ma quando ci ricapita? Esecuzione che merita di essere rivista. Mamma Lanciato con destro, mia. prendendo il giro giusto, la Mamma palla mia, era andata a Leao. infilarsi Mamma nel mia, cuore del Leao. portiere. Ne Concentrato, segnato tutti oggi, tecnica Costa, e precisione. Leao, Zerbin, Cristovic. Ancora Mancano la Casadei, manca seconda. Bravo, ha segnato tutto l'attacco. Sia quello titolare che quello subentrante. Gueye.
Beh, che dire, però, con un 6-1. Mamma mia. Ecco il triplice fischio, vittoria e punti preziosi. Mamma mia, vai Cristovic, portati il pallone a casa, portatelo, portatelo. Tre gol per lui. Bellissimo, 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 bellissimo. La Juve e il Milan hanno pareggiato. Buono, buono, buono. Bisogna vedere che cosa fa il Napoli, più che altro. Prestazione superlativa, non te lo sto manco a dire. Non c'è stata partita, assolutamente. E noi giochiamo per vincere. È tutto. Come se gli altri non giocassero per vincere. Noi sì, gli altri forse no, non lo so, poi vediamo. Ok, sistemati programma d'allenamento. Siamo primi? Ah, perché il Napoli ancora non ha giocato. Ok. Quindi dovrebbe giocare adesso. Allora, abbiamo ricevuto un'offerta di prestito per Diagne. Prestito breve dallo Spezia, vai, vai. Accetta, tanto partirà ovviamente a gennaio. So che adesso siamo ancora a novembre. Poi scadenza osservazione. Ok, per le nazionali. Dall'Italia, dimmi che ce n'è uno. Marchetti, il fratello di Marchetti? No. E neanche bianco. No, vabbè, niente, niente. Mamma mia, che brutto, che brutto, che brutto. Allora, contro il Monza. Il Napoli ha vinto, sì, perché siamo sempre a un punto di distanza, la Lazio pure. Va bene, va bene. Andiamo, andiamo. Cambiamo la maglia. Mettiamo la terza maglia, va bene, loro con la prima. E allora, formazione. Oggi facciamo un po' di cambi perché poi arriva la Champions e quindi qualcuno dovrà stare fuori. Non facciamo tantissimi cambi perché non vorrei che succedesse il patatrac. Però secondo me questi vanno benissimo. Magari ci portiamo Fontana, visto che nella scorsa ha giocato uno, adesso gioca l'altro. E guarda, io mi fido di Sarre e Colombo. Io mi fido di Sarre e Colombo. E andiamo così. Mi fido. Non c'è bisogno di portarsi Zerbin, dai. Tutte le attenzioni sono su questo giocatore. Miglior marcatore. Eh beh. Oggi magari vorrà farne 4. E beh. Per cominciare, e adesso proviamo a fargliene andiamo fare 4. Dare il via a questo match. Si ci si prova, ci si prova. Dai, 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 dai. L'hai visto? Bellissima, vai per Kristovic. Vai che li andiamo a fare 4 oggi. Attenzione, grande possibilità. Ed è arrivato il primo. Ed è arrivato il primo. Ed è arrivato il primo. Bello così, bella sta ripartenza. Troppo, troppo bello. Fantastico. Anche col mancino. A lui non importa più. A lui non importa più. C'ha due piedi destri già. Veramente è cresciuto tantissimo Kristovic. Da quando l'abbiamo preso, io mi ricordo, l'abbiamo comprato per 20 milioni e non faceva nulla. Dicevo, ma 20 milioni buttati nel cesso. Ora mi ha fatto completamente ricredere. Bravo Mirchietto. Vai ancora, vai. Chi mi segue? Chi mi segue? Chi mi segue? Chi mi segue? Tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Poi ho cambiato anche il programma d'allenamento. Anzi, il programma di crescita. Perché ho visto che c'ha una agilità molto bassa e quindi lo sto facendo lavorare sull'agilità. E sicuramente è più congeniale in questo momento, visto che è cresciuto tantissimo sotto tutti gli aspetti in attacco. Anche crescere il recupero del pallone. Fabian, perché così? Farlo crescere anche in agilità, in quelle cose, adesso è fondamentale. No. Mamma mia, Mirchetto, salva tutto. Kristovic. C'è spazio per andare. Vabbè, è la doppietta di Kristovic. Bravo Nicola. Bravo Nicola Kristovic. Bravo, bravo, bravo. L'ha messa dentro da pochi metri. Dai che è finito sto primo tempo, dai. Hanno concesso troppo spazio, sono stati puniti. Anche sta partita
sa che faremo la goleada, la goleada, la goleada, la goleada. Dai, dai, voglio fargliene far fare. Voglio fargliene fare 4 a Kristovic. Dai, si può fare. Se parte, magari. Kristovic. Kristovic, dove sei? Che poi non so a chi darla. Non c'è nessuno. Bellissima. Occhio al tiro. Mamma mia. Mamma mia, segna da qualsiasi luogo, da qualsiasi parte del mondo si trova, lui tira e segna. È un portento, una potenza unica. Terza prodezza personale. Bellissimo. Il portiere poi poteva fare molto molto meglio, molto molto meglio. Allora adesso appena esce il pallone facciamo subito subito i cambi, perché mi sono dimenticato. Siamo al 60esimo già e credo che Kristovic lo facciamo uscire, però così si riposa per la Champions. Bravissimo, è nostra? È nostra, ok. Allora, Kristovic esce, entra... Cos'è? Casadei, dai, Casadei mi va benissimo così. Sarra al posto di Leao. Fontana sicuramente. Mi sono dimenticato di portare Fiore, mannaggia la miseria, volevo portare Fiore. Per farlo giocare al posto di Bruno. Beh, vabbè, dai. Sarà per la Champions allora, dai. Sar. Si presenta come al solito. Maniera obbrobriosa. L'hai visto, Mirchetto? L'hai visto? Bellissima. Bellissima, vai Sar. Vai Sar, fatti perdonare, Sar. Fatti perdonare, Sar. Mortacci tua. Mortacci tua, Sar. Mortacci tua. Fortunato, bro. Fortunato. Che dovevano chiamare l'anagrafe. Solo che in Estonia non esiste questo nome, credo. Maledetto. Vediamo il gol, Pier. Guarda, la mette alle spalle del portiere con questa conclusione di testa. Bellissimo. Ma vedi te, vedi. 4-0 è partita che sembra ormai in cassaforte. Ok, bravo Sar, va bene. Importante aver segnato, poi come non mi interessa. Quanto siamo? 3-0? No, 4-0. Chi ha segnato? Tutti Kristovic. Ha fatto 3 gol Kristovic? Non mi sembra. Chi ha segnato? Vai Lukman. Vai Casadei, vai. Casadei, vai. Casadei, porcaccio tutto Casadei. Attenzione Brentua. Bravissimo Brentua, ci mette il piedone. No, Mirchetto, Mirchetto. Ah. 1-1, dobbiamo prenderlo sempre, 1-1, lo si prende sempre, lo si prende. E con questo gol siamo adesso sul risultato di 4-1. Oh, nello stretto, stava per passare. Ecco il segnale. Bene, di bene. Grande festa tra i tifosi ospiti. Ma... un successo largo, frutto... Chi ha fatto l'altro gol che non mi ricordo? Scusate, No, giusto per... Chi ha fatto il gol? Tripletta di Kristovic, ma quando? Io non me la ricordavo, non mi ricordavo avesse fatto di nuovo tripletta. Boh, vabbè. Non me lo ricordavo, mi ricordavo ne avesse fatti solo 2, non lo so perché. Ringrazio per aver accettato. Comunque va benissimo, bravo, prestazione superlativa, che te devo dire? Non c'è stata partita, va bene, noi giochiamo per vincere. Ci siamo preparati meglio, dai. Diciamo le cose come stanno. E ora la Champions League. Offerta per il prestito di Bravo. Ma sai cosa? Va bene, dai, sì. Mezzo anno se lo può fare, dai, mezzo anno. E poi magari... Poi magari...
stagione prossima. Vedremo. Dai, va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, ragazzi, vincendo questa partita qui contro la Dinamo, in teoria dovremmo esserci assicurati il primo posto. E andando a 4 vittorie con il City, che il massimo che potrebbe fare è 6-9-12, quindi a pari punti con noi, anzi tutti potrebbero andare a 6-9-12, però visto che noi abbiamo vinto le prime tre, e potremmo essere già primi, potremmo essere già qualificati come primi. E se vinciamo questa, le prossime due ce le giochiamo con non con i titolari, assolutamente no, facciamo giocare tutti quelli che giocano di meno, magari anche il secondo portiere, il terzini, i centrocampisti, gli attaccanti, tutti quelli che non giocano, cioè, per esempio Kristovic, Sulemana, Zerbin, Leao non giocano. Facciamo giocare tutti gli altri, Bravo, Sar e compagnia cantante. E sì, dai. Allora, l'unico cambio che devo fare è Bruno con Fiore e poi Bravo con Colombo. E poi basta, dai. Sì. Andiamo così. Le maglie che le ho già viste, grazie. Loro con la O, no, noi in casa, loro in casa, e questa ce la giochiamo ovviamente in maniera integrale, anzi, Marchetti, visto che se la merita, bella partita in Champions da titolare, dai, su, forza. Potrebbe regalare l'accesso alla fase eliminazione diretta, massima concentrazione. Sì. Sotto un cielo sgombro da nuvole, bellissimo. Si gioca sotto un cielo sbagliato per la Dinamo Zagabria, ovviamente, non per noi. Dai, Gesù, come in campionato, Come in campionato non vuol dire fare gli stessi errori, però, Solo le cose belle, ragazzi. Bravissimo Jetson, vai Costa, vai. Bellissima. Un pochino troppo lunga, un pochino. Dovrebbero avere troppi problemi. Oh, Cavare, dai. C'ho sta cosa di Caparezza che fa. E ogni tanto si dimentica di essere un giocatore d'esperienza. Guarda, se mi dà un difensore. Bravo, Hernandez, bravo. Vai, Costa. Costa. Bravissimo. Raffaele Leao per l'1-0. Bene. Primo gol. Tutti a chiamare, tutti a telefonare, tutti impegnatissimi stanno. Ogni volta che segna Leao, le fidanzate chiamano tutti. Chiamano. Va bene. Bravo Rafa, bravo soprattutto Zerbin. Bravo Rudy. Se la tiene, la gestisce. Vede il compagno, lo serve. E nello stretto, patapim. Oh, bravo Caparezza. Ed è anche nostra. Due volte bravo. Bravissimo. Bellissima. Apre su Leao. Vai di ritorno. Oh. Interrompe l'azione. Peccato. Bravo Leao. Kristovic, Zerbin. Ottima posizione qui. Con calma. Probabilmente salva in 6. In 6 su Kristovic. Non è più libero di fare nulla, neanche di bere un bicchiere d'acqua il nostro Kristovic, ormai. Neanche a casa può entrare più. Si salvano, quindi è andata bene. Va bene, Marchetti, va bene. Sarà fallo laterale. Usa bene. Bravo, Marchetti, mamma mia quanto ti amo. Concede la rimessa laterale. Marchetti è proprio quel giocatore che non ha particolari caratteristiche, non ha particolari qualità, ma ci mette sempre il cuore.
e fa sempre tutto per bene, è quello che si impegna sempre di più, è il primo che arriva agli allenamenti e l'ultimo ad andarsene, è quello che studia qualsiasi cosa perché sa che gli manca un qualcosa fisicamente e allora prova a mettercelo con la mentalità. No, l'avevo visto dentro. Marchetti è il classico, il classico ragazzone tranquillo che non fa male a nessuno, ha sempre una buona parola per tutti. È lui, è lui. Il classico invisibile delle ragazze, capito? Darbin. Bravo, mamma che saracca. Porca miseria. Ci mette la mano, gliela spezza. Gliela spezza, gliela spezza. Che saracca, che saracca. Che saracca, saracca. Bravo Kristovic. Bene così, bene così, bene così. Fine primo tempo 2-0. Se ne facciamo un altro, facciamo tutti i cambi. Faccio di nuovo in campo dopo l'intervallo. Primo pallone della ripresa. Bravi, bravo. Dall'altra parte, bellissima. Vai, Rudy. Bellissima. Crossa in mezzo. Leao. Si è lasciato sorprendere. Bella, bellissima. Vai per Zerbin. Cioè sì, per Kristovic che non ci arriva, però ci arriva sulle mani. Torna da Zerbin. Può metterla al centro. Rimessa con le mani, decisiva la deviazione. Bene Zerbi. Perché sta cosa? Va bene comunque. Oh, madonna! Quelli sono saliti per fare il fuorigioco e mi hanno lasciato porca miseria. Hanno lasciato Kristovic da solo. Mi devo abituare alle nuove geometrie che ho in camera perché ho cambiato scrivania, ho cambiato tutto. E mi devo stare attento, mi devo abituare. Ancora. Bello, sto 3-0. Avevo detto che facevo i cambi, ma va bene, facciamoli adesso. Allora, esce Costa, anzi, Costa rimane, entra Casadei. Poi, Bravo al posto di Leao, Fiore al posto di Hernandez, Moraes, Fabian, e poi abbiamo 1, 2, 3... 4 e 5 e siamo a posto. Va bene. Va bene così. C'era qualche dubbio sull'esito positivo della trattativa, ma alla fine sono chi riusciti è? A trovare l'accordo. E chi è? Chi è? Chi è? Chi è questo Rizzo? Chi è? Ma chi? Ma chi è? Ma chi lo conosce? Vai bravo. Vai Santi. Vai Santiago. Può avanzare a spazio. Dai, Caparezza. Mamma mia, quanti errori oggi, Caparezza. Senza fallo. No. Più falso di non so cosa. Più falso di non so cosa. Dai. Ma è lui che mi ha messo il piede in mezzo. Che falsari. Vai, Mirchetto. Centrale, bruttissimo. Un gol a partita, dobbiamo prenderlo sempre. Magari non finirà così. Bravo Costa. Veramente muchos complimentos. Anzi, muchao complimentao. Visto che è portoghese. Ho la sensazione che ne vedremo delle belle. Vi do la mia parola. Bravi. Zerbino e Marchetti è la coppia d'oro, Sono metri per andare. Zerbin Marchetti coppia d'oro. Mamma mia. Possono sfruttare la ripartenza. Zerbin. È in posizione di tiro. Zerbin ci prova. Col mancino che non è il suo piede, ma era uscito comunque un bel tiro. E vabbè Costa, ma che quanto è saltato? 7 metri e mezzo.
Bravissimo Costa, vai Caparezza contro Caparezza 2. Attenzione Zerbin. Zerbin. Sfugge bene la marcatura. Bravo Zerbin. Al centro per Casadei che non ci arriva. Attenzione Moraes. Attenzione Zerbin. Attenzione Moraes. Finalmente. Fabian. Zerbin. Moraes. Si torna dietro. Attenzione. Oh, mamma mia che rischio. Vai per Bravo. Bravo la stoppa. È nostra? È nostra, è nostra, è nostra, amico. Lascia tutto, lascia. Vai, 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 vai. Bravissimo. Dentro. Ma dai indietro. Costa! Vabbè, ma sempre sul portiere. Se io le dico, Cazzarola, tirate a giro, tirate di precisione, ma sul palo, non centrale. Però che tiro fa di precisione? Ecco la rete del più 3. Vabbè, bravo Costa. Voleva fare il gol di testa, per forza, voleva fare, per forza. Se no, non era contento, non era contento. Dice, non ci sono solo Kristovic e Brentwaite che segnano di testa, ci sono anche io. Nonostante non sia uno spirungone, ci sono anch'io. Mamma mia, si mette davanti, anticipa il difensore. Bravissimo Costa. Leao, Kristovic, ormai Kristovic va a botta di 2-3 gol a partita. È incredibile sta roba. È incredibile. Vai, vai, vai Casadei, dai. Ma riusciamo a far fare un gol a Casadei? Non dico in questa partita, ma in una qualsiasi. Oh, se lo mangia, se lo beve. Caparezza, mamma mia, Caparezza oggi. Possiamo festeggiare la qualificazione. Dovevo sentire, dovevo ascoltare meglio. Manchester City non si sa che cosa ha fatto. Immagina se hanno pareggiato. Siamo sulla cresta dell'onda. Se hanno pareggiato, ma non credo. Dobbiamo essere orgogliosi del nostro lavoro. Assolutamente. Allora. Grazie per avermi concesso la possibilità di giocare. Apprezzo il tuo impegno, Lukman. Non sapevo che ti fossi lamentato, però. Però va bene. L'importante è che sia passato tutto quanto. Allora, no, il City ha vinto. Il City ha vinto. E ci manca quindi la partita col City, che sarebbe la prossima, e poi contro la Zeta Alkmaar. In teoria dovremmo passare da primi. In teoria dovremmo passare da primi se dovessimo perdere meno di. Se dovessimo perdere meno di 3-1 contro il City al ritorno, passiamo da primi. Qualora dovessimo andare a pari punti. Sicuramente, sì. Va bene. Allora, ragazzi, andiamo a vedere un attimo il calendario per la prossima. Per il prossimo episodio. Abbiamo Salernitana, Roma. E ritorno con il City. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto, vi do appuntamento ad un prossimo video e quindi noi ci vediamo lì. Ciao ragazzi!